Amici di Sanpei, buongiorno a tutti! Oggi voglio riprovare un'altra battuta di pesca, sempre con il gamberetto. Sono arrivato qui tutto speranzoso, però ragazzi, oggi è bassa marea. Guardate qua, questi scogli erano sotto l'acqua, ora sarà allo scoperto. Montare sopra è un po' rischioso perché è scivoloso. Quindi in condizioni di bassa marea, lo sappiamo tutti ragazzi, il pesce si mantiene all'arco. Però, tanto per passare un po' di tempo, a me piace troppo pescare. È un hobby, uno svago, una passione, quindi ci proviamo lo stesso. Vedremo cosa ci dirà oggi questa battuta di pesca, ok? Vai ragazzi, a dopo! Oggi voglio provare un po' a spinning, perché con il gamberetto, sinceramente, in condizioni di bassa marea, non hanno dato nemmeno meno una beccata. Provo con questi piccoli ondulantini, vedete, costruiti da me. Voglio provare con questo rosa. Cosa ho boccato, raga? Oh. Guardate qua, ragazzi! Un'occhiata a spinning, eh? Ragazzi, così, anche se c'è la bassa marea, guardate qua, con l'ondulantino costruito da me. Avete visto ragazzi? Guardate qua, l'ondulantino. Ecco fatto. Ciao occhiatina. Ciao. Avete visto ragazzi? Con il vecchio ondulantino fatto da me. Guardate qua, rosa e bianco da una parte, giallo e bianco. Niente male, eh? Vai, ci si riprova. Boga spinning con l'ondulantino autocostruito, ragazzi. Ecco la magia del mare, ragazzi. Incredibile. Sto pescando a spinning con l'ondulantino autocostruito. Ciao boga. Ragazzi, guardate qua. Il rosa e il bianco. Evidentemente gli piace. Ragazzi, che vi devo dire? Un'occhiata, una bella boga a spinning. Oh. Qui ragazzi anche le querce fanno limoni, ma io ci riprovo uguale. Vai ragazzi, io mi diverto senza problemi, ragazzi, perché la pesca deve essere un hobby, una passione e una valvola di scarico, e provare, ok? Vai. Io sono qui con... Oh, sento dei colpettini ancora, ragazzi! Mordicchiano, inseguono l'esca! Un
accelerare più veloce, ragazzi. Niente. Si riprova, ragazzi. Però, ragazzi, sento dei colpettini in continuazione. Tu, tu, tu. Forse curiosità. Ma, dai, ragazzi. Io ci riprovo, Ragazzi, dopo lo spin vorrei provare a pescare con il pane asciutto. Ho visto un branco di cefali. Guardate, ragazzi, io sto pescando con questo galleggiante, è un buldo della Bonnand riempito per 3/4 di acqua. Guardate, qui c'è una specie di anellino in plastica che si lega alla lenza madre. Qui faccio ho messo due braccioli. Qui ci sono due tappini per riempirlo di acqua. Io sto pescando con del pane asciutto, guardate. Lo innesco in modo molto tranquillo e lo strizzo parzialmente sulla paletta dell'amo per non farla andare via. Vedete, ragazzi? Allora, questo bulto qui della Bonnand io l'ho comprato negli anni 70. Non so se ancora ci sono un commercio, ma forse di sì. È che nei negozi non l'ho più visti, ma sicuramente ci sarà. Guarda, quindi, ragazzi, ho tirato fuori questo reperto archeologico e vediamo se funzionerà. Vai, ragazzi, sto pescando con una canna da spinning molto corta, 1,80 m, molto pratica. Vediamo cosa succederà, ragazzi. Cazzo, cazzo! Questo, ragazzi, è 1,5 kg, Guardate qua, ragazzi. Ragazzi, questo è un cefalo veramente bello. Questo sarà 1,5 kg minimo. Guardate qua. Io gli restituisco la libertà, ragazzi. Guardate bene. Oh, come sarà lungo 50 centimetri. Ciao, bel cefalone. Vai, ciao. Ragazzi, questo era veramente bello, Su 1,5 kg era, ma forse anche qualcosa di più. Era molto peso e trovo fatica a tenere con le mani. Comunque, ragazzi, non ha importanza il peso. Non c'è da mostrare niente agli altri. Pensiamo solo a mostrare qualcosa a noi stessi, che ci siamo
che ci stiamo divertendo. Ragazzi, avete visto l'attrezzatura degli anni 70? Funziona! Ma chi pesca più così? Nessuno! Solo i pescatori della vecchia guardia, ragazzi! Quelli che hanno iniziato a pescare con la canna fissa e poi su sono cresciuti la bolognese, sercaste, a fondo, tencara, pesca a mosca. Ma l'importante, ragazzi, è ricordarsi le origini. Sentite là come suona. Guardate, ragazzi, per prendere dei becefali con il pane asciutto a galla. Sarà 30 cm di braccioli con una piccola canna da spigne. Quindi io mi sto divertendo, ragazzi, io non voglio insegnare niente a nessuno, solo voglio trasmettere la mia passione della pesca. Ok, ragazzi? Vai, io mi sto divertendo veramente, come un ragazzo. Questo è un cefaletto, non è grosso come l'altro, però è sempre un cefalo. Ecco qua. Vieni cefaletto che ti slamo adesso. Ecco qua. Ciao cefaletto. Vai in acqua. Avete visto, ragazzi? Niente male, Ci si diverte. Il pane asciutto funziona sempre. È una pesca da fare a galla. Quindi cosa vi devo dire? Se continua così, ragazzi. Avete visto le tecniche degli anni 60-70? Funzionano ancora, ragazzi! Vai! Ragazzi, sta arrivando l'alta marea, l'acqua sta crescendo, i cefali sono spariti e a questo punto voglio provare con la canna fissa, con il gamberetto. Vediamo cosa succederà. Comunque è stata fino ad ora una pesca abbastanza varia e divertente. Vai, provo con la canna fissa e il gamberetto! Vai! Avete visto, qui a Puerto del Rosario c'è anche la palestra all'aperto. Ragazzi, la pesca ne va presa una filosofia, deve essere uno svago, un divertimento. Io avevo altri test stamattina per pescare, però arrivi sul posto, la marea è diversa e le condizioni del vento sono cambiate, i pesci anche loro si sono spostati. Ho provato un po' a spinni, avete visto, ragazzi, a spinni ho preso due pesci, strano, con l'ondulante o jig costruito da me. Poi ho provato con il pane secco, giusto, con quel galleggiante della Bonan, ho preso un bel cefalone, però dopo quel cefalone è stato preso, sì, ne ho preso un altro, però piccolo. Sicuramente sono molto astuti i cefali, si avvisano tra di loro e niente, ho smesso. Ho provato diverse volte anche con il gamberetto, l'anna fissa, ma non è stato il caso, ragazzi. Quindi cosa vi devo dire? Mi rilasso un po' in bici, guardate qualche roba, almeno sfa un po' di palestra. Oh, ragazzi, ci dobbiamo fare condizionare la pesca, Comunque, ragazzi, io concludo il video salutando tutti gli amici di Sanpei che sono su Telegram e su Facebook. Ragazzi, è un gruppo veramente forte, sia su Facebook e sia su Telegram. Ragazzi, ci consigliamo a vicenda. Chi è più esperto consiglia all'altro che inizia da poco, e quindi è come essere veramente una grande famiglia.
Ragazzi, vi saluto tutti, un grande entusiasmo, continuate così e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vai, ciao ciao.